Sarà anche quest'anno molto ricco il calendario delle iniziative in provincia di Arezzo per le celebrazioni della giornata mondiale contro la violenza sulle donne che ricorre il prossimo 25 novembre. Istituzioni, commissioni pari opportunità della provincia e dei comuni e tutte le associazioni hanno contribuito ad organizzare iniziative davvero variegate. Andrebbe ricordata tutto l'anno perché si parla del contrasto alla violenza sulle donne e purtroppo nel 2019 ancora tanto, troppo c'è da fare perché è necessario proprio un cambiamento culturale che porterà via ancora molto tempo e che sarà solamente complicato, ma che come istituzioni insieme a tutte le associazioni del territorio abbiamo il dovere di tessere quella rete, di tessere quel cammino che possa permettere soprattutto alle nuove generazioni di arrivare a fare propri quei valori di rispetto degli altri, di uguaglianza, che ancora oggi purtroppo non sono così radicate. Quindi siamo oggi qui in provincia per presentare tutte le iniziative, sono veramente tante, questo ringrazio tutti i comuni e tutte le associazioni del territorio che come ogni anno si sono adoperati per creare eventi di varia natura che permettano a tanti cittadini e soprattutto a tanti giovani e a tanti studenti di essere coinvolti in questo mese di novembre per un'attenzione, un focus particolare per quanto riguarda il contrasto alla violenza sulla donna. È un incarico per me di grande soddisfazione che faccio con un immenso piacere, perché è una possibilità che io ho insieme alle componenti della Commissione Pari Opportunità di portare avanti delle iniziative in tutela e in difesa delle donne in tutti i settori, quindi non soltanto per quanto riguarda la violenza di genere, ma anche nell'ambito del lavoro, nell'ambito della famiglia, nell'ambito del sociale, della cultura, della politica, dove le donne ancora purtroppo sono fortemente penalizzate, benché ci sia una normativa e una legislazione a tutela delle donne che in Italia è veramente all'avanguardia, però in realtà poi non viene mai, rispettata completamente.